Carissimi amici, è arrivato PaninoTUBE e oggi torniamo su Evil Nun perché finalmente gli sviluppatori hanno rilasciato la data di uscita del grande aggiornamento. Ma non solo, perché hanno pure svelato una nuova immagine segreta e la andremo a vedere insieme. Quindi che dire, partiamo subito, ma mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like per aiutarmi a supportare la serie di Evil Nun, ma soprattutto per supportare il grande ritorno di Sister Madeline. Se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi come Evil Nun, Mr. Meat, Ice Cream, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Anche perché qua su questo canale faccio ben 2 video al giorno, quindi doppio divertimento. Ma adesso partiamo subito. Cominciamo in questo video, vorrei fare in realtà 2 parti, no? Nella prima parte ci dedichiamo a Evil Nun, quello che è il gioco attuale in questo momento, e cerchiamo di scoprire dov'è che verranno aggiunte le novità del grande aggiornamento. Dopodiché passiamo alla seconda parte, dove vedremo le immagini ufficiali del nuovo aggiornamento e vedremo anche la data di uscita. Quindi direi di fare qua a mano. Prima di andare in partita, voglio soltanto ricordarvi che qua in questo gioco c'è pure uno store, c'è uno shop dove poter comprare alcune cose con i soldi del gioco che si trovano tranquillamente durante in partita. E anche questo shop qua verrà ampliato, verrà migliorato, ci saranno cose in più. Ma soprattutto una cosa molto importante è che finalmente anche la grafica verrà migliorata. Si parte, si comincia. Ebbene sì, perché comunque Evil Nun è un gioco che è stato sviluppato ormai nel 2018, quindi sì, e poi è stato migliorato graficamente fino al 2019, ma di per sé non ha più avuto grandi novità. Adesso invece il gioco verrà proprio allineato graficamente anche con gli altri giochi dei Keyplarians, quindi come ad esempio Ice Cream, Evil Nun Maze, Evil Nun 2, ed ecco qua. Welcome everyone, cos'è sta roba? È vero, mi sono dimenticato di mettere il mio nome, quindi ammesso non so cos'è sta roba. Che sta scritta qua? Ma perché? Ma che roba è? Ma che nome mi ha messo all'interno del gioco? Vai, che bello! Attualmente in questo gioco, no? Bisogna completare i famosi 6 capitoli per poi liberare tutti quanti i bambini che stanno all'interno della lavanderia. Infatti da qui dietro, no? Una volta completata la maschera, si sblocca qua un passaggio segreto che ci porta direttamente all'interno della lavanderia. E da lì noi possiamo liberare i famosi bambini che sono rinchiusi qui sotto, che la suora ha rapito, tiene rinchiusi, ma che roba! E questo grazie anche alla aiuto di William, il famoso bambino dalle mani blu, che ormai è diventato adulto, no? In questo gioco adulto William, quindi... Suoretta! Ciao suoretta cara! Tutto bene? Tutto bene? Dove stanno andando? Dove va Sister Madeline? Speriamo non di sopra! E te pareva che quella mo stava salendo di sopra! Ora che io devo andare lì a mettere il cavo elettrico, la suora che fa? Se ne sale di sopra! Su, suoretta cara, vieni qua, vieni qua. Vedi di scendere, scendi subito. Su, che ho fatto pure rumore. Eccola qui, la madre di Ice Cream, la madre del gelataio. Guardatela qui, ma che bello, suora. Finalmente, finalmente, tra poco torneremo a divertirci insieme con una nuova avventura. Beh, devo dire che quest'anno con Sister Madeline ci siamo divertiti abbastanza. Tra il grande aggiornamento che c'è stato su Evil Nun 2, poi Evil Nun Maze, e insomma, dai, ci siamo divertiti anche su Horror Brawl. E comunque la stagione che c'è è attualmente riservata a Sister Madeline, è concentrata alla madre di Ice Cream. Quindi comunque quest'anno su Evil Nun hanno fatto pure tante belle cose. Andiamo, 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 veloci, veloci, veloci. Andiamo subito a mettere qua il cavetto, vai! Guardate di qua e di qua. Via, via, via. Vieni, vieni, vieni. Ma io me ne scendo di sotto. Ed ecco qua. Questo è il famoso altare di Nazareth. Per il momento qui su Evil Nun 1 non è che ha avuto tanto significato. Alla fine l'altare di Nazareth lo vedevamo soltanto in una scena dove c'era la suora che pregava. E niente, con il fuoco potevamo attivare le torce. Basta, più di quello non è che si faceva più di tanto con l'altare di Nazareth. Adesso finalmente si scopriranno segreti che riguardano proprio Nazareth stesso. Ma non vedo l'ora, non vedo l'ora. Adesso però devo trovare, sapete che cosa? La spranga, per poter andare anche in un'altra parte della scuola. Vediamo però se la suora è già di qua. Spero di no. Via, via, via. Ebbene sì, perché il prossimo aggiornamento introdurrà anche una nuova zona che riguarda appunto le fognature. Per il momento all'interno di questo gioco c'è già una zona riservata alle fognature. C'è già. E vorrei farvela vedere, ma se non trovo qui la spranga è un serio problema. È veramente un serio problema. Ma suora, come hai fatto a trovarmi? Via, 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 andiamo, andiamo, andiamo. Scappiamo, scappiamo, scappiamo prima che Sister Madeline venga a prendermi. Mamma mia, che quella suora mi prende a martellate. Quella mi prende sempre col martello addosso. Tranne su Evil Nun 2. Su Evil Nun 2 lei non ha ancora il martello, non lo usa ancora. Chissà perché lei non lo vuole usare. Vabbè, forse lei non ha ancora il potere di Nazareth che gli permette di tenere in mano sto martello pesante. No, perché effettivamente sto martello è pure pesantuccio da tenere. Quindi da un lato ci può stare, ci può stare. Adesso però devo scendere sperando che la suora non venga di qua. Ok,
Sister Madeline, sei di qua? Posso venire qui tranquillamente, devo soltanto togliere delle travi di legno, eh? Ok, non è di qua, non è di qua, meno male, meno male. Via, via, via! Corriamo, corriamo! Ok, ho sentito un rumore che non mi è piaciuto, ma era il garage forse della Ciabinan. Va bene, ce ne andiamo direttamente qua, andiamo a vedere le fognature, e poi passiamo alle immagini del nuovo aggiornamento, che ho di subito la porta. Attualmente, comunque, in questo gioco ci sono ben tre vie di fuga. Due sono quelle che si possono fare tranquillamente ad ogni partita, e poi c'è pure la terza via di fuga, quella con la mongolfiera, no? Col prossimo aggiornamento verrà aggiunta una quarta via di fuga, attraverso le fognature. Il personaggio potrà fuggire via, ma non solo, perché sarà anche collegato con un segreto che riguarda Nazareth. E non vedo l'ora di scoprirlo. Finalmente scopriremo le origini di Nazareth, il demone, il vero padre reale di Rod il gelataio. E qui c'è la Ciabinan che sta dormendo. Buonanotte, Ciabinan. Buonanotte. Mamma mia, questa non si sveglia neanche se la pago, guardate. Ciao, suora. Me ne vado, me ne vado. Ma guardate, l'abbiamo buggato, Sister Madeline. L'abbiamo buggata. Ma così a caso. Cioè, neanche sapevo che la suoretta stava lì dietro. Neanche lo sapevo. Vabbè, è meglio così. Rimani pure lì, suora. Rimani pure di là. Non ti muovere, non ti muovere. Vabbè, già che ci sono, visto che tanto la suora è buggata, io direi di scapparmene, no? Così almeno facciamo una partita completa. Vediamo se la scopa sta di qua. Ah, boh, a posto. Pure la scopa di qua. Ma meglio di così. Meglio di così. Una partita più fortunata di questa non poteva capitarmi. Non poteva mai capitarmi. Va bene, prendo qua la scatola dei biscotti. Che chissà se nel prossimo aggiornamento diventerà la scatola dei gelati. Che da un lato ci può stare, cioè sarebbe più coerente che questa diventasse. Ma cosa? Ma si è sbuggata! Ma suora, ma ti eri buggata dietro la porta! Ma come hai fatto a sbuggarti? Come hai fatto? Via, via, via! Sister Madeline ha imparato a sbuggarsi. Ha imparato una nuova abilità. Sa come sbuggarsi. Via, via, via. Saliamo, saliamo, saliamo. Andiamo a lanciare subito sta scatola dei biscotti. Prendiamo la chiavetta. Ce ne andiamo via. E così siamo tutti quanti felici e contenti. Devo pure sbrigarmi a rifare tutti i capitoli. Perché effettivamente io ho rifatto il gioco da zero. Quindi ho perso pure tutti i capitoli. Prendi qua. Me ne vado via, via, via. Soretta. E se la suoretta mi sa che non mi fa andare via, 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 non mi ci fa andare. Ma che bello, Sister Mother, ma che piacere rivederti. È sempre un piacere giocare con te, con la nostra cara suoretta, nonché anche madre del gelataio di Ice Cream. Ok, ce ne andiamo via, verso la libertà, verso l'uscita. E anche questa partita l'abbiamo fatta in totale tranquillità. Sì, verso l'uscita. E adesso preparatevi perché andremo a vedere insieme le nuove immagini ufficiali del grande aggiornamento che riceverà Evil Nun 1, e scopriremo anche la data ufficiale di uscita. Quindi finalmente adesso sappiamo quando uscirà sto gioco. Finalmente abbiamo una certezza. Vai, tocchiamo continua, così mi piglio pure la ricompensa. Ok, e adesso preparatevi a vedere le immagini ufficiali. Come ben sappiamo, i Keyplayers pubblicano periodicamente dei video dove danno delle notizie. Nell'ultimo video che hanno pubblicato hanno dato delle notizie per quanto riguarda Ice Cream 6, ma di questo ve ne parlerò nel prossimo video. Ma hanno pure dato notizie per quanto riguarda Evil Nun 1, l'uscita, la data di uscita del grande aggiornamento. Finalmente hanno pure comunque mostrato alcune immagini che noi già abbiamo visto nei video scorsi, no? Come ad esempio questo, che presumo sia l'uscita dalla fognatura. Una volta che noi ce ne andiamo via dalla fognatura, potremo trovarci qua, e qua conosceremo anche il nuovo animale di Sister Madeline, che potrebbe essere un coccodrillo. Molti di voi mi hanno detto che qua da queste parti hanno visto l'immagine di un coccodrillo. Io tuttora non l'ho ancora vista da qualche parte. Da queste parti magari dovrei analizzare meglio l'immagine, però per il momento non vedo coccodrilli qua. Vabbè, non importa. Potrebbe essere un coccodrillo, potrebbe essere qualcos'altro. Sappiamo soltanto che è uno degli animali che abbiamo visto anche negli altri giochi dei Keyplayers. E negli altri giochi abbiamo pure incontrato il maiale mutante di Mr. Meat, il coccodrillo del gelataio di Ice Cream 3 e poi anche i polli mutanti. Però i polli mutanti mi sa che non ci saranno, perché comunque li abbiamo già sconfitti. Li abbiamo già sconfitti. E lo spirito di Elisa, che si trovava dentro Gammy, adesso si trova dentro Rod, quindi neanche Gammy potrebbe esserci. Ma proseguiamo avanti con l'immagine. Questa è una stanza che per il momento ancora non sappiamo. Cioè, da vederla così sembra più una stanza di controllo. Non lo so, forse è un luogo dove si controllano le fognature, un qualcosa collegato con, non so neanch'io. Forse ci sarà anche una metropolitana in mezzo a queste fognature, non ne ho idea. Però sarà una stanza
che ci sarà nel gioco, che esploreremo, dove ci cammineremo dentro e faremo tante belle cose. O almeno spero di fare tante belle cose, no? E di non essere preso a martellate da Sister Madeline. Nel prossimo aggiornamento scopriremo anche nuovi segreti che riguardano Nasrat. Nasrat l'abbiamo conosciuto bene, l'abbiamo già incontrato su Evil Nun 2 nel filmato segreto. È colui che ha dato la vita a Rod. Diciamo che è il vero padre di Rod, possiamo definirlo così. Anche se effettivamente non è che possiamo definire un padre proprio a Rod, perché lui comunque è stato cresciuto da Joseph Sullivan, che è stato il suo padre adottivo. Però Nasrat non è che è proprio stato un padre biologico, non è che c'è qualcosa di biologico fra Rod e Nasrat. Rod tra l'altro è anche la reincarnazione di Elisa, quindi se proprio dobbiamo dire chi è il vero padre di Rod, dobbiamo considerare che Rod comunque è la reincarnazione di Elisa, e quindi comunque il vero padre di Rod sarebbe il vero padre di Elisa. Però vabbè, qua è troppo complicata la cosa da vedere insieme. Magari in un prossimo video proviamo a scoprire la vera gerarchia di Rod. Non è questo il momento. Adesso per quanto riguarda Evil Nun 1 nel grande aggiornamento scopriremo comunque la vera storia di Nasrat, le sue vere origini, che realmente da cosa è stato generato, ma soprattutto cosa fa. Cioè, noi l'abbiamo visto una volta che ha fatto nascere Rod, ma potrebbe aver fatto anche qualcos'altro, forse anche collegato con William, detto anche l'eletto. Ma andiamo avanti qua. Questa è un'immagine che riguarda appunto proprio il prossimo aggiornamento. Possiamo leggere qua ad esempio della scritta Real In-Game Image, quindi questa immagine è stata proprio presa dal gioco stesso. Possiamo notare ad esempio un grande miglioramento grafico, ad esempio con le rocce in questo modo, no? Non è nello stesso stile che c'era nella grafica di Evil Nun 1, quindi questo fa capire che comunque il gioco avrà un aggiornamento anche da un punto di vista grafico, anche la porta tutta dettagliata. Ma cosa c'è dietro quella porta? Una nuova porta segreta abbiamo! Una nuova porta segreta di Sister Madeline! Oltre alla porta gialla abbiamo pure qua una nuova porta segreta! Ma che roba! Quante robe segrete che avremo qua! Tanti segreti da scoprire insieme! Non vedo l'ora di aprire quella porta, sono veramente curioso di scoprire che cosa ci sta lì dietro! O qualche segreto collegato con Nasrat! Oppure, boh, forse la porta di uscita con il nuovo filmato finale! O forse lì dentro ci sarà una stanza normale che noi dovremo prendere tipo un oggetto a caso, non lo so, un cacciavite! E poi ce ne dobbiamo andare via. Vabbè, a giudicare dalla grandezza presumo che lì dietro si possa trovare una stanza importante. E poi ecco questa immagine. Notiamo Sister Madeline, Nasrat, ma soprattutto l'icona di Evil Nun 1. E sotto lo sfondo c'è l'altare di Nasrat. E finalmente adesso preparatevi, perché stiamo per scoprire insieme la data di uscita del grande aggiornamento di Evil Nun 1. Tante novità da scoprire insieme. E questo grande aggiornamento, preparatevi, perché uscirà il 26 novembre, quindi praticamente oggi cos'è? Oggi è 6 novembre, fra 20 giorni ci sarà il grande aggiornamento di Evil Nun 1, ma che bello, non vedo l'ora di provarlo con voi, di cominciare questa nuova serie, mamma mia, no, perché noi comunque già con i grandi aggiornamenti di Evil Nun ci siamo divertiti un sacco, sia su Evil Nun 1, sia su Evil Nun 2, soprattutto con Evil Nun 2 ci siamo divertiti tantissimo. Dovrebbe arrivare in futuro anche un aggiornamento su Evil Nun Maze, dove aggiungeranno la storia di William. Però per il momento su questo non ho tanti dettagli, sappiamo soltanto che arriverà, ma ve ne parlerò in un prossimo video. Quindi per il momento direi di finire quel video, fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate, condividete e iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre vi auguro buona giornata, buona serata, buonanotte. Ciao a tutti e buon paninotto a te.